Avete visto qual è la polemica di questi giorni di festa? La mia dichiarazione dei redditi per l'anno 2022. Obiezione, è troppo bassa. Vi spiego subito. Sono in aspettativa non retribuita come professore dell'Università di Firenze e ho scelto di non tornare a esercitare la professione di avvocato per non contaminare le mie battaglie politiche e quelle che sono le mie attività professionali, per prevenire conflitti di interesse. È per questo che ho guadagnato 24.000 euro, ma sono riuscito a vivere bene con i miei risparmi, perché di certo con la politica non mi sono arricchito. Guadagnavo di più come professore, ma soprattutto come avvocato. Gasparri, che si chiede come si fa a vivere con 24.000 euro. Gasparri, sono oltre 30 anni che sei in politica, sei diventato tutt'uno con la poltrona. Ma fuori dal Parlamento ci sono persone che vivono anche con meno di 24.000 euro. Sono quelle persone a cui voi avete detto no sul salario minimo, a cui avete smantellato il reddito di cittadinanza, tra l'altro insultandoli, accusandoli di essere dei divanisti, truffatori o drogati di Stato.